fatta. È fatta. Lewis Hamilton diventerà un pilota Ferrari a partire dal 2025. Le indiscrezioni di ieri dal giornalista Giorgio Terruzzi del Corriere della Sera si sono rivelate vere e qualcosa di assurdo, assurdo, assurdo. Ora sono qui per questo fuori menu che vi porterò sempre, e così come è stato per Sinner oggi. In maniera molto anticipata andiamo a parlare di Formula 1 perché non parlare di questo sarebbe assurdo. E vediamo un po' di benefici e vediamo un po' di, ovviamente, contro. Quando si fa una cosa, ovviamente, nella vita in generale ci sono sempre i pro e ci sono sempre i contro, ma dobbiamo cercare di spogliarci, a proposito, della mia, in questo caso, fede ferrarista, per analizzare meglio, appunto, la situazione posta sì in essere dalla Ferrari. A livello di marketing, a livello proprio di scelta dell'operazione, a livello di ritorno monetario, è tale uguale all'affare Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018. Siamo lì, siamo più o meno su quel punto di vista lì, anche perché la proprietà è la stessa. Jelkan, all'epoca Andrea Agnelli. È stato qualcosa di incredibile. I soliti rumors, così come erano per Ronaldo stesso, no? Gli applausi dello stadium, la rovesciata, la standing ovation che poi avevano fatto dire a Ronaldo parole al miele nei confronti di noi tifosi juventini. E quindi no, si giocava un po', si scherzava sui rumors e su, dai, vieni la Juve. Poi ci è arrivata davvero dopo quel mondiale dove si è reso come al solito protagonista col Portogallo con la sua tripletta contro la Spagna, assurda quella partita, con il gol finale su punizione per il 3-3. Associamo una manovra di marketing. Come potete vedere, le azioni in borsa della Ferrari sono schizzate alle stelle, hanno avuto ovviamente il brand in questo caso, no? Questa mossa di fan engagement è andata poi a rivelarsi al momento fruttifera. E insomma, a livello veramente economico, non so le specificità del contratto e quanto andrà a percepire Hamilton dalla scuderia Ferrari. Però è la stessa cosa di Ronaldo, complice però la pandemia, dove ovviamente tutti i ricavi del business plan che si erano programmati con la vendita delle magliette, merchandising, ingresso stadio, terzo tempo e quant'altro sono venute meno. E la pandemia ha dato una bella botta all'affare Ronaldo e a tutto ciò che poi è successo dopo. Quindi livello economico, top. Livello sportivo? Sainz o Hamilton? Prendo Hamilton. Hamilton siederà sulla Ferrari che avrà, scusate, 40 anni e non conta niente, è un fenomeno, non per questo appunto è uno che è al di fuori delle capacità del pilota medio e quindi si appresta ad essere comunque, e Fernando Alonso stesso lo dimostra, un campione nonostante l'età. A volte appunto l'età non conta assolutamente niente. Ovvio, vi devo dire, l'Hamilton dell'era vincente 2014-2018 Mercedes, no, qualche decimo in qualifica l'avrà perso, qualche momento di appannamento in più magari durante le strategie di gara e la gestione della gara stessa può avercelo, ma rimane comunque un pilota fuori classe, rimane comunque un pilota con delle capacità superiori a quelle della media dei piloti in griglia. E quindi sì, a livello sportivo, quindi confermo sia un pro di questa operazione al posto di Carlos Sainz. Altro aspetto assolutamente positivo è quella dell'immagine, no? Abbiamo parlato di ricavi, abbiamo parlato di parte sportiva, ora parliamo di immagine. Io so già che i giornalisti di tutto il mondo a febbraio 2025, quando ci sarà la presentazione della vettura 2025, clamoroso che sia successo tutto adesso, che è il 2 di febbraio e devono presentare la macchina del 2024, ancora c'è tutta una stagione davanti, c'è tutto un anno intero, ma sono già convinto che i giornalisti, le TV, le pagine, il web, i creator e tutto quanto saranno presenti
non lo so dove sarà la presentazione, a Maranello, non lo so, lì da giorni prima l'hype sarà così tanto alle stelle che sarà clamoroso l'affiancare il binomio Hamilton con Ferrari, lui vestito con la tuta rossa appoggiato su quella macchina lì alla presentazione, quindi al togliere il velo dalla macchina. Io penso che il mondo sarà focalizzato sull'Emilia Romagna, su Maranello, e quindi Ferrari e Hamilton, un'immagine che è paurosa a livello proprio di il campione di tutti i campioni dell'era moderna dopo Schumacher nella macchina per eccellenza per antonomasia, Hamilton e Ferrari, l'eterno rivale che diventa principe del cavallo, del cavallino in questo caso, ed è clamoroso, ed è clamoroso e stupefacente quello che ci attende e che ci attenderà nel 2025. Passiamo ai contro. Allora, stessa cosa dell'effetto Ronaldo, cioè l'effetto Ronaldo, complice, come ho detto appunto, la pandemia, ha avuto un ritorno negativo, è stato un boomerang, quindi il boom iniziale, come quello che è stato ieri e sarà Hamilton, deve essere quantomeno paritetico, non deve andare a perdere, noi siamo andati a perdere con Ronaldo. Effetto boomerang, quindi è totalmente da evitare. Qual è in questo caso? Il ritorno quale sarebbe? Ingaggiare Lewis Hamilton facendo il passo più lungo della gamba e poi proporgli una vettura che non è degna né di lui né di Leclerc, perché ricordiamoci c'è un altro fenomeno in scuderia che è Charles Leclerc. La macchina non può essere quella dell'ultima stagione, deve essere una macchina da almeno da podio. Nessuno sta dicendo che deve vincere tutte le gare, ma che sia degna del nome Ferrari e che sia degna di essere guidata da un 7 volte campione del mondo e da un probabile futuro campione del mondo. Stiamo parlando sempre della Ferrari. L'altra nota negativa, che è più una nota negativa di cuore, è quella di Carlos Sainz. Premessa, sono sempre stato tifoso Ferrari, ho tifato chiunque indossasse quella tuta, ma durante le mie esperienze di vita, ormai da 20 anni a questa parte, stando anche a Monza, tutto quanto, ho sempre comunque avuto delle preferenze e sono stato anche facilitato nelle scelte anche grazie alla Ferrari stessa, cioè nell'era Schumacher, chi dovevo tifare Barrichello, si tifava Schumacher, ma penso questo sia ovvio, nell'era e Massa Alonso, che bisognava tifare era Alonso, quello che dava il cuore, quello che anche che Massa comunque contro Hamilton nel 2008, ma fu veramente una botta di sfortuna, insomma tra Raikkonen e Alonso Massa si è trovato veramente in difficoltà a livello di compagni di squadra, no? E l'unico problema l'ho avuto quando è arrivato Vettel, perché io sono stato sempre amante di Kimi Raikkonen e quindi diciamo che tifavo entrambi. Nel 2017, quando a Raikkonen gli tolsero la pole position per ordine della scuderia, mi dispiacque tanto, scusate, lui ebbe la pole position però vinse Vettel il giorno dopo in gara sacrificando Raikkonen. Ecco, io quello che voglio dire, tutta questa premessa, è che io tifo Charles Leclerc, io adoro Charles, mi è sempre piaciuto tanto sotto ogni punto di vista, è una persona vera, di cuore, di talento, una persona buona. Quello che però mi duole è come appunto è stato trattato Sainz. Ora, il dietro le quinte dell'operazione io non lo conosco, non lo so, però se entra Hamilton e ha rinnovato Leclerc, deve uscire Sainz. Ma in che modo esce? Esce da separato in casa nel 2024, che correrà con Ferrari, ma con quale velleità? E mi dispiace per Sainz, perché comunque si è dimostrato attaccato alla maglia, tra virgolette, alla tuta, in questo caso rossa, è stato un uomo di squadra e sono stati più incompetenti gli ingegneri in certe situazioni che lui con la voglia di vincere a farmi arrabbiare per aver tolto qualche vittoria a Leclerc o per non aver aiutato Leclerc. Poi non c'è nessun tipo di aiuto, bisogna sapersele conquistare le cose, però nel 2022 Docet, andatevi a rivedere le gare di Silverstone 2022, Monte Carlo 2022, che poi appunto vi rifarete gli occhi sotto quel punto di vista.
Mi dispiace per Carlos, verrà parcheggiato per essere sostituito da Hamilton e non è proprio bellissima come situazione. E infatti lo statement della Ferrari di ieri, l'acquisizione delle prestazioni di Lewis Hamilton è arrivato in maniera molto fredda, senza nessun tipo di marketing alle spalle. Perché? Perché non, cioè, tu annunci un pilota quando ce n'è comunque uno in casa ancora da dover far correre un anno intero. E questa è l'altra faccia della stessa medaglia. Ragazzi, Hamilton Ferrari è un colpo clamoroso, ne riparleremo sicuramente. A breve ci sarà la presentazione della macchina, oggi modalità rossa, fuori menu, doveroso. Arriveranno tanti contenuti sportivi, ragazzi, tantissimi. Siamo 300 e passa, abbiamo già superato i 300. Grazie, veramente grazie. E spero tra Instagram, YouTube e TikTok e le live questo vi stia piacendo e che possa continuare per tanto tanto tempo. Ho i miei progetti futuri e spero di poterli condividere il prima possibile. Questo canale cresce soprattutto con voi e grazie a tutti voi. Un saluto, ci vediamo più tardi con lo short e a breve si ritorna col focus su Juventus Inter, su Inter Juventus, perché ci siamo, il 4 febbraio è dietro l'angolo, manca poco. Ciao.